Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è un video un po' speciale perché è una sorta di collaboro, diciamo. Allora, chi si ricorda, qualche mese fa avevo fatto un video, l'avevo fatto vedere che avevo comprato la matita ombretto, quello della linea di Make Up by Detto Fatto, e in allegato c'era il buono, diciamo, che se spedivate questo buono con i vostri dati, numero di telefono, indirizzo, insomma, tutti i contatti, vi mandavano la seconda, la terza e la quarta, mi pare, uscita a soli 3,60€. In caso vi piace, la potete tenere, matticina, legato il bollettino e pagate il bollettino. In caso contrario la rimandate indietro. E oggi, dopo ben due mesi, mi è arrivato il pacco. Questo è il pacco di SDA, il copia indirizzo. E qui questa è la, ciò che contiene la scatola. Allora, come prodotti ce ne sono abbastanza, non mi aspettavo tutti questi prodotti. Allora, i prodotti che mi hanno mandato sono questa qui, che è una matita col nera. Allora, io l'ho già provata, nel senso che l'ho aperta stamattina per sbocciare, provarle un po', e devo dire che sono abbastanza buoni. Allora, questa qui è una matita col nera, faccio lo swatch, comunque ha una mina morbidissima, mi piace veramente tanto ed è molto scrivente. Questo è il tratto, appunto, molto scrivente, mi piace. Appunto, poi la proverò sugli occhi, vedremo un po' che effetto mi fa, se magari mi dà qualche allergia o qualche problema. Poi c'è il mascara, mascara volumizzante. È molto semplice, molto easy, e lo scovolino è fatto in questo modo, come vedete. Non serve questo scovolino, niente di che, diciamo. E poi mi hanno mandato su in questo momento. Devo dire che mi piace molto, nonostante non sono amante dei gloss, però mi piace molto, dà un effetto molto naturale. E sono questi qui, questo è il gloss, questa è la matita. Il colore è questo qui, anche se sulle labbra dà comunque un effetto molto naturale, non è così chiaro il colore. E questa è la matita pencil. Vi faccio lo swatch anche di questo, che è molto scrivente, ed è appunto questa qui, molto scrivente, mi piace molto. L'ho messa appunto sotto al gloss perché ho letto un po' i fascicoli e appunto si può mettere anche sotto il gloss, però non mi convince moltissimo. Proverò io a mettere sotto questo la matita di Essence, quella per le labbra, quindi penso ci sia meglio. Questo è appunto il testo. E poi mi hanno mandato questo qui, che è un blush più illuminante. Devo dire che il packaging è molto bello, mi ricorda molto i packaging di MAC, appunto, Make Up Blush più Highlighter. I colori sono questi qui. Allora, il blush, il colore è questo qui, forse un po' troppo aranciato per i miei gusti, però il colore è questo qui, vi faccio vedere, vedete? E questo è l'illuminante, veramente ottimo. Questo mi piace molto, l'illuminante mi piace, e questo è l'illuminante. Devo testarli per bene, perché cioè, io ho deciso di tenerli, mi
infatti pagherò 3,60 euro. Comunque, a mio parere conviene, perché dalla seconda uscita in poi costa 5,90 euro, 6,90 euro, non so quanto, e tutti questi prodotti a 3,60 euro mi pare, cioè conviene, a mio parere conviene molto. E in allegato a questi c'erano appunto i fascicoli, il numero 2 per le labbra, infatti appunto la seconda uscita, che era quella del mascara e del mascara più color, mi pare, era di 6 euro. Poi c'è questo qui, che è quello per gli occhi, e il blush, 6 euro, se sono 12. E poi c'è questo qui, che è per il viso, però questo ancora non ce l'ho, ed è questa qui, che è la palettina 4 colori nude. Mi hanno mandato di nuovo il fascicolo di Beauty by Love, che è questo qui, appunto, 3 uscite su 3,60, e c'è le uscite in tutte, ho letto bene, sono 50. Potete avere le altre 3 uscite con il secondo invio con il 25% di sconto, cioè non si paga 18 euro, pagherete 13,50 euro. E appunto penso di farlo, perché ci saranno altri gloss, rossetti, smalti, pretina, e diciamo che conviene alla fine, perché comunque già con tutte queste tre cose aveste speso quasi 20 euro, invece io ho pagato soltanto 3,60 euro. E appunto penso di mandare anche il secondo, non so quando mi andranno in banco di nuovo, perché ho aspettato 2 mesi. E niente ragazzi, questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima.